però voglio dire che noi siamo qui in una regione su cui abbiamo il dovere di mobilitarci per cambiare pagina, perché questo non è il modello lombardo, questo è l'incubo lombardo, un incubo lombardo che ha portato questa regione a essere leader in Italia nel consumo di suolo. È una regione che consuma più suolo in Italia e questo è un fatto incredibile. Noi siamo in una provincia che ha la quota pro capite maggiore di consumo di suolo, 611 metri quadri per abitanti. È evidente che c'è il tema della, ma questo sta a indicare che c'è una necessità di ripensare lo sviluppo del territorio. Quindi, prima di tutto, stop al consumo di suolo, poli logistici, centri commerciali, lottizzazioni, e poi si impermeabilizza il territorio, e poi vediamo anche i disastri che ci sono, la perdita di fertilità dei suoli agricoli, e noi sappiamo quanto invece dobbiamo preservare i suoli agricoli anche in prospettiva per garantire la catena alimentare, cioè la produzione di cibo. Noi siamo in una regione dove i fanghi di depurazione, che sono tossici, vengono nella stragrande maggioranza sparsi sui suoli agricoli con altri contenuti legalizzati per decreto di governi passati, ahimè il governo Conte 1, che ha consentito grandi quantità di diossine, di metalli pesanti, cadmio, idrocarburi, di poter essere sparsi sui suoli agricoli. Pensiamo alla regione che pensa che realizzare autostrade sia il futuro, quando io, che sono un pendolare, ieri da Milano Centrale a Varese, lasciate perdere quel piccolo incidente, però io ho parlato con i pendolari che mi dicono che è una costante, le corse vengono cancellate, c'è cioè un taglio al trasporto pubblico locale, un malfunzionamento che qui si chiama Trenord, ma che possiamo ricondurre in tutta Italia, che è terrificante da questo punto di vista. Cioè, si pensa che lo sviluppo deve passare attraverso la realizzazione dell'autostrada, dico qui Mantova-Cremona, quando abbiamo poi l'esempio di una Brebemi, che è stato l'esempio del fallimento del sistema delle infrastrutture in questa regione. È l'incubo lombardo che sta facendo ha fatto pagare un prezzo e fa pagare un prezzo enorme a studenti, studentesse, pendolari di varia natura, che hanno il diritto di avere un sistema di trasporto pubblico efficiente. Vi do un dato: l'Italia ha 5 km per milione di abitanti di trasporto pubblico attrezzato, la Francia e la Germania hanno rispettivamente 20 e 22 km per milione di abitanti. Già questo dato vi fa capire quanto siamo lontani, cioè l'assenza di investimenti. Salvini in quest'ultima finanziaria ha azzerato il fondo sul trasporto rapido di massa. Pensa al ponte sullo stretto di Messina, quando i pendolari hanno bisogno di avere treni. Ma devo dire che anche dentro la Lega, io ho visto un video esilarante di una discussione tra leghisti che, con una parola molto forte, non è quella che sto a dire io, perché non voglio essere volgare, ma noi che ce ne frega del ponte sullo stretto di Messina di Salvini? Cioè, anche in quegli ambiti si pone una questione di questo genere, però abbiamo una persona di questo genere che è diventata macchietta di se stessa, ahimè, però che ha un ruolo estremamente importante nella regione. Questa è una regione che non ritiene che il tema dell'inquinamento e dello smog sia un elemento da contrastare con forza attraverso le politiche attive, non solo sul trasporto pubblico, ma anche nel risparmio energetico e nell'efficientamento energetico delle nostre case. 15.000 decessi ogni anno in Lombardia, come registra l'Agenzia Europea per l'Ambiente, sono un qualcosa di inaccettabile dal punto di vista, da tutti i punti di vista, delle politiche sanitarie, dei costi economici e sociali e dal punto di vista umano. Francamente io trovo inaccettabile. Abbiamo una regione in cui i siti da bonificare, sono stati abbandonati, in cui il principio chi inquina paga non viene assolutamente applicato. Viene applicato solamente il principio mordi e fuggi, ovvero che si socializzano le perdite, che sono perdite sociali e ambientali, e si privatizzano i profitti, perché poi una volta che chiudi vai via e quant'altro, cose che accadono veramente solamente in Italia. Perché dico questo? Perché da questi punti di vista è necessario costruire
una svolta che non può che non mettere al centro la questione ecologista come primaria per costruire una nuova pianificazione territoriale, implementare il sistema delle aree protette, lavorare su un sistema di trasporto pubblico regionale implementato e rafforzato che ridia e riconsegni e consegni dignità a chi prende il trasporto pubblico.